Buongiorno, facciamo insieme una lezione di prenatal yoga, yoga in gravidanza, iniziando in una posizione semplice, con le gambe incrociate o una davanti all'altra. Possibilmente utilizziamo un cuscino per avere un po' di sostegno, per avere sempre l'addome libero. E non avere troppo contatto con le cosce. Quindi dalla posizione semplice, le mani sulle ginocchia, chiudiamo gli occhi, abbassiamo le spalle e il mento leggermente rientrato. Cerchiamo connessione col nostro respiro. Ad ogni espirazione cerchiamo di lasciare andare tutto il superfluo, ogni pensiero negativo. E lentamente portiamo una mano al cuore, una mano alla pancia. Cerchiamo di sentire dall'interno e dall'esterno attraverso le mani tutto quello che succede nella pancia al bambino, creando un collegamento col nostro cuore. Accogliamo ogni sensazione. Proviamo a ricercare una dimensione diversa, un piccolo rifugio, uno stato di calma. Infine, lasciamo andare le mani, le braccia morbide ai lati del corpo. Apriamo piano gli occhi. Inspirando, portiamo le braccia su verso l'alto. Inspirando, andiamo in torsione alla vostra destra. Semplice, senza forzare. Alla prossima ispirazione riportiamo le braccia su e a sinistra. Alla prossima ispirazione riportiamo le braccia su. Uniamo i palmi, andiamo in basso, al cuore, al bambino, ai lati del corpo. Di nuovo, la mano destra si allunga leggermente di lato, il braccio sinistro sale e faccio un inarcamento semplice verso destra, respiro. Prova a scendere una mano verso l'altra. Inspirando, riapro il braccio e cerco di seguire la diagonale dell'altro, aprendo quel tanto che le mie spalle mi consentono. Inspiro bene qua e espirando torno. Inspiro, apro. Espiro, torno.
Inspiro, apro. Espiro, torno. Inspiro, apro e cambio, morbido. Le dita toccano terra, della mano sinistra, il braccio destro si solleva. Inarchiamo leggermente. Flettiamo un po' il braccio, la mano che sta a terra, il braccio che sta a terra. Poi andiamo giù, una mano raggiunge l'altra. Inspirando riapro a cercare la diagonale rispetto al braccio che sta a terra. E torno. Inspirando per aprire, espirando per chiudere. Inspiro, espiro, inspiro, apro e torno con le mani a terra ai lati del corpo. Apro le gambe, senza ricercare una particolare apertura, facciamo di nuovo una torsione semplice, la mano sinistra al centro davanti a noi, la mano destra dietro, proviamo a girare un po'. Solleviamo le braccia, le apriamo e ruotiamo per andare dall'altra parte. Solleviamo le braccia, torniamo al centro, pieghiamo di nuovo le gambe, cerchiamo il contatto tra le piante dei piedi. Se riesco tengo le caviglie con le mani ed andiamo ad alternare delle aperture con le braccia. Quindi iniziando dal vostro braccio destro, inspirando apro, espirando torno a tenere i piedi, la caviglia. Inspiro apro, con l'altro braccio. Espiro, torno. E alterniamo ancora. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Inspiro, espiro, inspiro, inspiro e proviamo insieme, inspiro, possiamo portare le braccia a candeliere, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, torno, riunisco le ginocchia, le porto di lato, per andare in quadrupedia. Con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche, movimento del gatto. Inspirando, inarchiamo la schiena, espirando, richiamiamo verso l'alto senza forzare. Quindi concentriamo il nostro movimento nella parte delle spalle più che nella zona lombare o nella pancia. Quindi sono le spalle che hanno bisogno di essere mobilizzate. Inspiro, espiro. 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 E riporto la schiena in posizione neutra e provo ad avvicinare le mani alle ginocchia.
provando ancora a fare il movimento di inarcamento, punto bene i piedi e vado dietro verso Malasana, la posizione della ghirlanda o della rana. Quindi inspirando le ginocchia vanno giù e espirando dietro. Inspiro e lasciamo sempre lo spazio per la pancia. L'ultima volta inspiro qua, rilasso i piedi, quindi porto i dorsi bene a terra, separo ancora un po' le ginocchia, vado a sedere qui, siedo sui talloni, se c'è spazio di nuovo cammino con le mani in avanti e provo a scivolare per poggiare i gomiti ed eventualmente uso un cuscino e provo a chiudere nella posizione del bambino. Inspiro, torno su col busto, porto il peso sulle mani, riavvicino le ginocchia, punto i piedi e da qua provo a portare la gamba destra indietro e il braccio sinistro avanti. Se faccio fatica a mantenere la posizione, posso puntare bene l'avampiede a terra della gamba destra. Altrimenti sto, respiro, ancora 3, 2, 1 e qua poggio l'avampiede a terra, poggio la mano sinistra a terra e faccio dei piccoli movimenti avanti e indietro per sentire l'allungamento del polpaccio. Posso fare questo semplice esercizio durante tutta la gravidanza. Anche se non ho ancora avuto problemi di crampi, provo a rimanere nell'allungamento del polpaccio. E ritorno in quadrupedia, sistemo tutto. Sarà la gamba sinistra ad estendersi indietro e il braccio destro in avanti. Se faccio fatica, appoggio la punta del piede a terra. E ancora 3, 2, 1. Appoggio la mano, appoggio l'avampiede e faccio ancora dei movimenti per allungare il polpaccio. Rimango in quell'allungamento, spingendo bene il tallone all'indietro. E ritorno piano piano. E separo di nuovo le ginocchia e scivolo in basso per scaldare un po' i polsi, massaggiare un po' i polsi. Posso scendere verso Balasana, ma sollevando le dita muovo un po' il bacino e il busto da una parte all'altra. Così preparo tutto per il cane a testa in giù, se riesco a farlo, mi riporto su col bacino, mi sistemo nella posizione, appunto di nuovo i piedi, quindi se faccio fatica a fare la posizione del cane posso continuare con degli esercizi del gatto, quindi inarcando e chiudendo la posizione.
altrimenti inspirando provo ad inarcare, espirando inizio a staccare le ginocchia, spingendo bene con le mani, respingendo il tappetino, fino a portare la pancia verso le ginocchia e piano piano distendere le gambe. Nel primo cane a testa in giù, preferibilmente inizio a piegare una gamba e poi l'altra per ammorbidire. Mi fermo in posizione, se posso la mantengo, altrimenti scivolo di nuovo con le ginocchia a terra. Da qua provo a fare dei passettini dei piedi verso le mani, lasciando lo spazio per la pancia, quindi i piedi vanno un po' larghi, iniziano a piegarsi. Da qua vado con le mani sulle tibie, sulle ginocchia, come se facessi Utkatasana, la posizione della sedia un po' larga. Ci fermiamo un attimo, facciamo rientrare piano piano il coccige. E facciamo ancora delle respirazioni come nel gatto, quindi inspirando cerco di aprire le spalle, inarcare un po' la schiena, espirando vado a chiudere tutto, la coda tra le gambe, le spalle chiuse. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspira, espira, da qua se riesco riporto le mani giù e se riesco per un paio di volte provo ad accovacciarmi e a sollevare di nuovo. E rafforziamo anche un po' le gambe che devono sostenere molto più peso. E poi scivoliamo giù di nuovo in posizione accovacciata, malasana. Se siamo nella fase finale della gravidanza, possiamo valutare se fare questa posizione. Solo se il bambino è ben incanalato, altrimenti è meglio evitare se il bambino non è nella posizione giusta. Ci respiriamo. Rilassiamo ancora testa e spalle, portando le mani un po' avanti, verso il basso. Solleviamo di nuovo il viso, ci aiutiamo a ripassare nella quadrupedia. Qua proviamo a portare la gamba destra in avanti, la sistemiamo qua se c'è spazio e facciamo un'apertura semplice col braccio destro verso l'alto. Porto la mano sul ginocchio, faccio dei piccoli movimenti per mobilizzare il bacino e fare poi una piccola sequenza qua a terra. Mi fermo, porto entrambe le mani sul ginocchio davanti, richiamo il coccige all'interno. Facciamo le posizioni dei guerrieri, ma le facciamo in ginocchio, sono guerrieri in ginocchio invece che in piedi, così quando siamo stanche diventa un po' più semplice mantenere le posizioni. Quindi il guerriero 1 avrà le mani su, allungo, e per il guerriero 2 devo aprire il braccio destro in avanti, il braccio sinistro indietro, separando un po' anche le anche.
il guerriero inverso, la mano sinistra ai lombi, il braccio destro in alto. Ripassano il guerriero 1, lascio andare le braccia, incrocio dietro e mi inchino in avanti trovando lo spazio. Libero le mani, le riporto a terra ai lati del piede. Riporto indietro la gamba destra. Separo ancora le ginocchia. Scivoliamo nella posizione del bambino. Possiamo anche creare un supporto per la nostra fronte. Con i due pugni sovrapposti poggio la fronte e respiro lì per sentire se c'è differenza tra una parte e l'altra, per ascoltare gli effetti dei movimenti delle posizioni fatte fino ad ora. Inspirando torniamo su, portiamo le mani bene a terra, riavviciniamo le ginocchia e piano piano porto la gamba sinistra in avanti, piegata, e da qua facciamo prima una torsione semplice verso sinistra, braccio in alto. Porto la mano sul ginocchio davanti, piano piano l'altra mano qua, sistemo se serve il piede un po' più al centro, richiamo il coccige all'interno. Facciamo di nuovo i guerrieri in ginocchio, quindi inspiro con le braccia che salgono, guerriero 1, sto qua, allungo. Per il guerriero 2, se sento di perdere un po' l'equilibrio, posso spostare il piede dietro, un po' verso l'interno, la parte della gamba del piede. Così posso aprire nella posizione, immaginare di allargare un po' le anche. Stop, respiro. Guerriero inverso, porto la mano destra ai lombi, braccio sinistro che sale, respiro. Ritorno piano, entrambe le braccia su, lascio scendere con calma in modo da muovere bene le spalle, incrociando dietro, e vado ad inchinarmi, guerriero devoto. Libero le dita, porto le mani ai lati del piede. Mi aiuto per riportare la gamba sinistra indietro in quadrupedia, separo di nuovo le ginocchia, vado dietro, posizione del bambino, creo un po' di supporto, respiro qua.
mio torno, uso le mani a terra, punto i piedi, provo a passare nella posizione della rana, mi sistemo. Piano piano andiamo per la posizione della sedia, se possibile saliamo, ci aiutiamo, portiamo un po' più avanti eventualmente e mandiamo la gamba destra a fare un passettino indietro, teniamo bene il tallone dietro a terra, quindi siamo sollevati questa volta nelle posizioni dei guerrieri e facciamo con la mano destra i lombi, di nuovo guerriero inverso, braccio sinistro in alto, questa volta su. Ora piano piano questa mano provo a farla andare dietro la schiena, se possibile raggiunge qui l'attaccatura della coscia opposta. E piano piano distendo la gamba sinistra davanti e provo ad entrare in un triangolo, quindi gambe distese entrambe, cerco un appoggio della mano sinistra sulla gamba sinistra, cerco di tenere la posizione come fosse appoggiata ad un muro e scivolo per quanto è possibile. Respiro. Lentamente salgo, mi aiuto con la mano lungo la gamba, torno a piegare qua, libero le mani, mi porto ai fianchi, semplicemente torno in avanti, posso distendere, muovere un po' le gambe e poi tornare nella posizione della sedia, richiamo un po' il coccige, le mani possono poggiare sulle cosce e mando la gamba sinistra a fare un passo indietro. Anche se non è un grande passo, quello che funziona per me. Il tallone dietro a terra, la mano sinistra ai lombi, guerriero inverso, apro. E poi la mano sinistra dietro la schiena, a cercare la coscia opposta. Inizio a distendere entrambe le gambe. Mi allungo ed entro in questa variante del triangolo dove sto bene, può essere anche questo oppure posso andare giù. Per tornare, inizio a salire, piego la gamba davanti, porto le mani ai fianchi, faccio un passo in avanti con la gamba sinistra, di nuovo dalla sedia, separo i piedi, scivolo con le mani lungo le ginocchia, di nuovo mi accovaccio, mi aiuto, questa volta andiamo seduti. Distendiamo le gambe e poi pieghiamo la gamba destra. Schiacciamo bene con la mano destra all'attaccatura della coscia. Teniamo qua. E l'altra mano scivola verso la gamba sinistra. Cerchiamo di entrare in una posizione ruotata, in cui raggiungo quello che riesco, eventualmente il mio gomito sinistro sta all'interno della gamba, se posso sto qua, scendo, lascio lo spazio per la pancia se questa è abbastanza grande, prominente, posso tenere questa mano sul fianco, sulla testa, se ancora c'è spazio, la pancia è piccola, o siamo particolarmente flessibili, possiamo anche tenere il piede con entrambe le mani a
respiriamo. Ed inspirando vado ad aprire il braccio, si allunga, sollevo leggermente il busto, mantengo questa apertura. Poggio la mano a terra, torno su. Posso distendere entrambe le gambe, fare piccoli movimenti, oppure posso piegare, muovere le gambe da una parte all'altra. E poi facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi piegando la gamba sinistra, spingendo sull'attaccatura della coscia qua con la mano. Bene. Spingo in basso, inizio a scivolare verso la gamba distesa, afferro se riesco, se no sto su, lascio sempre lo spazio per la pancia, quindi provo a girare, sempre torsione aperta, dove rimane lo spazio, scendo, posso rimanere qua, posso portare il braccio piegato alla nuca. Posso tenere con entrambe le mani. Mi ricordo di respirare bene. Inspirando mi riporto su. Tengo sempre la mano destra lì verso la gamba. Apro il braccio, mantengo la posizione. E porto entrambe le gambe piegate con le piante dei piedi a contatto, ma lascio lo spazio di un rombo qua, lascio spazio a sufficienza. Provo a scendere, dove arrivo? Anche con morbidezza, con delicatezza. Per una flessione in avanti. Tutte le flessioni in avanti sono calmanti. Possiamo scivolare giù, piano piano, e respirare 10 lunghi respiri. Ci portiamo su e come abbiamo ben aperto le anche in queste posizioni, ora proviamo a portarle in chiusura, in intrarotazione, quindi la gamba destra va verso l'interno, la accompagno, e la gamba sinistra sopra, se posso, la chiudo per portare una coscia contro l'altra, sopra l'altra. Se faccio fatica, sarò un po' più su, non importa. Questa posizione in gravidanza è perfetta per allineare bene il tratto lombare. Quindi semplicemente sfrutto l'allineamento, la cura della schiena. Tengo le mani sul ginocchio davanti e respiro.
libera. Devo solo cambiare l'accavallamento delle gambe. Quindi porto la sinistra sotto, piano piano. Mi aiuto, accompagno la destra in chiusura. Mi concentro più che sulle gambe, sul tratto lombare. Percepisco la schiena. E poi, se posso, schiaccio una coscia contro l'altra. Abbiamo un beneficio anche della circolazione, con posizioni che creano compressione e successivo rilascio. I liquidi del corpo si liberano e possiamo alleggerire un po' le nostre gambe. Rimango, respiro. Rilassiamo la schiena, liberiamo le gambe, distendiamo davanti a noi, rimuoviamo un po' le caviglie. Ci prepariamo per il rilassamento scegliendo quale tipo di posizione possiamo mantenere. La posizione completamente sdraiata, pancia su, supina, può funzionare finché non abbiamo fastidio, cioè la compressione della vena cava che ci dà un senso di affanno, che ci crea un senso di fatica, di disagio nel mantenere. Quindi possiamo valutare se fare un rilassamento sul fianco, usiamo tutti i cuscini che ci servono. Scendiamo. Qua chiudiamo gli occhi e stiamo tutto il tempo che serve. Mantieni la posizione, rimani lì rilassata, cercando di nuovo la connessione con il respiro. Sentendo che questa è la cosa migliore che puoi fare in questo momento per riportare in pace la tua mente e il tuo corpo, per trasmettere questa calma al bambino. Con gli occhi chiusi, osservi, ascolti. Respiri. Puoi mantenere la posizione ancora per alcuni minuti. Oppure puoi riportarti piano in posizione seduta, schiena dritta, le mani ancora al bambino, mantenere ancora qualche respiro qua, mentre gli occhi rimangono chiusi e le labbra accennano un sorriso. Scegli ancora quanto tempo stare, oppure completa qui la tua lezione. Namaste.